ci restano due missioni in questa ultima ora prima di andare via. Uno, mangiare un ottimo hamburger. La seconda è chiedere a qualcuno se si dice Manchester o Manchester o in un altro modo, lo scopriremo. Piove sempre in questa città. L'autobus costa 2 pound e se non gli dite che vi serve non vi fa il biglietto. So according to TikTok this is the best bakery. La miglior pasticceria di Manchester. Pistacchio ragazzi, buonissimo. Manchester so far. Beautiful experience. La cattedrale, il mercatino di Natale. What do you think? Or not after it's a categories. La cosa più colorata di Manchester sono questi alberi che perdono le foglie. For once, per una volta, è gratis entrare in una chiesa. Andiamo. Stiamo entrando qui dentro, secondo TripAdvisor è la migliore attrazione di Manchester. Did you learn in the library? That Manchester was first in the Israeli city. Sì, sì. In the world. Esatto, esatto. Abbiamo imparato che Manchester è stata la prima città industriale del mondo. La libreria insieme all'Università di Manchester sono state praticamente finanziate dal traffico, dai profitti del traffico degli schiavi che i ricchi industriali guadagnavano sulle loro spalle e hanno deciso poi di costruire una libreria e anche l'università, quindi questi luoghi di cultura sono nati dalle fatiche degli schiavi. E noi adesso proseguiamo verso Castlefield. Siamo a Castlefield, che è praticamente il cuore di Manchester, dove è nato questa città e dove tra l'altro tra i canali c'è anche la ferrovia più antica del mondo. Bene, ancora non ho capito come si attraversa. Yeah, you still haven't figured out how to cross the road. My mind is... Let's see. First you look right. Then you look left. Yes. Quindi prima a destra, poi a sinistra. Sometimes it's sinistra e destra. E destra, lo so. Sometimes it's confusing. Questo qui è il palazzo più carino di Manchester architettonicamente. We found the burger. Mi ha trovato l'hamburger. Assaggiamo. Bene dice che è buono. Io pure confermo. Street guys, hamburger più economico di Manchester. Molto buono, molto buono. 7 pounds. Questo è il massimo di sole che si prende a Manchester. So what was the most colorful thing you saw in Manchester? I think it's the red bricks. The red bricks. Esatto, la cosa più colorata di Manchester, i mattoni rossi. Allora abbiamo appena chiesto a una ragazza che ci ha fermato perché voleva dei soldi, però noi abbiamo approfittato dicendole che non avevamo un conto inglese per chiederle come si dice Manchester o Manchester. And she said Manchester. 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 She said the accent of the people. But exactly. Exactly. Ha detto che l'accento delle persone qui è strano. Torniamo a casa. La considerazione da fare è che nonostante fosse la città super grigia, nonostante abbia piovuto tanto, nonostante sia abbastanza brutta oggettivamente e le persone non sembrano così felici, tutte le persone con cui abbiamo parlato sono state molto gentili con noi, quindi è stato bello avere delle conversazioni molto, molto carine con le persone del posto, nonostante vivano in questa città non proprio accogliente. C'è ancora gente gentile nel mondo, questo è molto bello. Plus Manchester. Plus. Cheers. 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 Ciao Zama. Cheers. Just, ciao Zama. Ciao Zama. See you later, mate.